Sindaco Cisinte, elezione al primo turno qui a Monfalcone, una sorta di plebiscito della città. Insomma, quali sono i primi pensieri, insomma, visti questi numeri? Ma allora, il primo pensiero è il grazie verso i miei concittadini. Ieri, quando sono uscita dal seggio, che sono andata a votare, ho incontrato una signora in carrozzina che mi ha preso il braccio e mi ha detto: Anna, erano anni che non andavo a votare e sono venuta oggi, nonostante il gran caldo che c'era ieri, perché voglio dirti grazie per quello che hai fatto, per quello che avete fatto. Per me non c'è stata migliore ricompensa. E io penso che questo mio sentirmi una tra i cittadini e i cittadini con il sindaco sia stata una chiave eccezionale. Ho ascoltato tutti per 5 anni e mezzo, spesso quelli che ho ascoltato avevano ragione. Io penso che abbiamo riportato questa città a una dimensione che merita. L'abbiamo presa dalle sabbie mobili con una città in ginocchio. Oggi è una città su un trampolino di lancio, una città che guarda alla portualità in maniera nuova, che guarda al turismo in maniera nuova, che guarda al commercio in maniera diversa, che ha delle potenzialità incredibili nei giovani e che ascolta gli anziani. Noi telefoniamo a casa gli anziani per sapere come stanno, se sono da soli, e siamo vicini ai più piccoli, più deboli, e nello stesso tempo però siamo forti davanti a quelli che pretendevano e che oggi non pretendono più, perché si mettono a ragionare a pari livello. Devo dire che i cittadini oggi, quelli zitti, silenziosi, altri hanno parlato troppo. I cittadini silenziosi ieri sono usciti e hanno detto la loro, e l'hanno detta in maniera inequivocabile. Prossimi 5 anni? La prima delibera sarà l'applicazione del patto per il lavoro che abbiamo siglato con le parti sociali, a cui voglio rivolgere un ringraziamento perché abbiamo lavorato tantissimo in questi 5 anni e con le parti datoriali, con Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, e questa, l'applicazione del patto per il lavoro per noi significa tanta roba, significa dignità e sicurezza per il lavoro, significa la possibilità di continuare a sviluppare dei segmenti importanti come la nautica, significa lottare perché le persone abbiano gli stessi diritti e si vada ad abbassare, se non a eliminare, quel dumping salariale giuridico che ancora esiste. Questa sarà la mia prima battaglia, e poi dobbiamo riuscire a realizzare le tante opere per i progetti che abbiamo ottenuto. Qui si sta lavorando per il centro storico, ma insomma c'è tanta roba, le terme. Andiamo avanti a fare tutto quello che i cittadini hanno detto che va bene di fare. Chi ha detto tutta un'altra storia ha capito che i cittadini vogliono questa storia. Cristiana Morsolin, Monfalcone non va al ballottaggio. Un commento su questi risultati? Ovviamente congratulazioni a chi ha vinto, noi credo che abbiamo in tasca una vittoria morale, abbiamo ricostruito il centro-sinistra, le persone che sono qui stasera lo dimostrano, noi comunque, come avevamo promesso, facciamo festa. Dopo la festa ci sarà comunque 5 anni di lavoro dell'opposizione, un'opposizione diversa rispetto all'ultima volta, perché insomma sarà candidata a sindaco, ma quali saranno i temi, insomma, e come si svilupperà questa opposizione? Allora, l'opposizione partirà dal programma che abbiamo costruito, ci sono i contenuti che abbiamo portato avanti, il primo è il tema del lavoro, dobbiamo parlare di industrie, di redditi e di comunità e di come vogliamo riportare al centro del tema politico la problematica del lavoro, essendo Monfalcone la città con i redditi più bassi di tutta la regione. L'opposizione sarà diversa, noi abbiamo ricompattato un centro-sinistra, un che parte dalla base e che da qui ricomincia per ricostruire tutta un'altra storia per Monfalcone.